Buongiorno a tutti, sono titolare di netmotiv.it. Oggi effettueremo la recensione dell'SCV V8, il modello top di gamma della serie Motion. Le caratteristiche principali sono un motore da 800 watt, velocità di circa 30 km orari e un'autonomia di 45-50 km verificati. Dal punto di vista strutturale, il mezzo è molto robusto, è un pochino delicato per via della colorazione lucida, quindi consigliamo comunque di proteggerlo, così come abbiamo fatto almeno in minima parte noi con delle protezioni gommate. Come dotazione abbiamo la maniglia integrata per il trasporto, come l'SCV V3, questo simpatico gioco di luci che può essere modificato tramite l'app InMotion, lo sportello per il gonfiaggio gomme così come presente nell'SCV V5. Ovviamente è dotato di luci anteriori e posteriori così come tutti i prodotti InMotion. Cosa dire? Abbiamo effettuato, diciamo, 2 mesi di test, si comporta molto bene sulle lunghe percorrenze, un po' meno bene rispetto al V5 nello slalom e quindi nel misto per via del fatto appunto della ruota da 16 pollici, che è una delle caratteristiche principali su questo unico prodotto InMotion. Quindi la ruota conferisce sicuramente maggior stabilità nella percorrenza, nelle lunghe percorrenze, ma diciamo un pochino meno di maneggevolezza data anche dal peso maggiore. Adesso vi faccio vedere un breve video per vedere un attimo come si comporta su strada. A dopo. In definitiva, come abbiamo detto, sicuramente nelle lunghe percorrenze è un mezzo molto valido. I 30 km orari sono anche esagerati. L'abbiamo testato fino a 27 km orari con un po' di preoccupazione e con delle protezioni. Io credo che comunque su monoruota, viste le condizioni del manto stradale, oltre i 20 km orari sia abbastanza pericoloso e inutile. Per cui, se è il vostro primo acquisto, sicuramente mi orienterei verso il V5. Credo che sia un mezzo un po' sprecato per l'uso quotidiano. Se ovviamente avete già un V5, volete divertirvi e provare anche un mezzo più veloce e sfruttarlo per le lunghe percorrenze, sicuramente è un acquisto che consiglio in tal senso. Ma se è l'unico mezzo che vi accingerete ad acquistare, e soprattutto se siete principianti, lo escluderei
nel modo più assoluto. Vi ringrazio per l'ascolto e ci ritroveremo nelle prossime recensioni.